Ragazzi, ciao ragazzi, allora oggi video tag, non li faccio molto spesso, però ho visto il video di J'adore le make-up sul tag, il tag questo e quello, e mi è venuta voglia di farlo sinceramente. L'avevo visto tanti anni fa da Alice, di Alice Lake Audrey, però non, alcune domande non mi piacevano, tipo c'erano quelle su dove comprare vestiti, tipo scegliere tra Bershka e non so qual era l'altro, e io non sono una ragazza che fa molti acquisti, quindi l'avevo snobbato, tra virgolette, non era un tag che mi piaceva. Invece questo è carino, mi è piaciuto e ve lo voglio proporre. Allora, sono diverse domande, iniziamo, se no diventa lunghissimo. Allora, blush o bronzer? Io dico blush. Il bronzer lo uso in estate quando ho un una leggerissima abbronzatura per enfatizzarla, però tutto l'anno blush sulle guance. Gloss o rossetto? Direi rossetto, anche se oggi ho un gloss, però preferisco rossetti. Eyeliner o mascara? Mascara, assolutamente. Ho le ciglia troppo bionde per rimanere senza mascara. Io posso uscire anche con solo mascara, burro cacao, e chi si è visto si è visto. Poi, fondotinta o correttore? Se questa domanda me la facevano diversi anni fa, avrei detto fondotinta. Ora come ora mi trucco, tra virgolette, bene con tutta la base, soltanto nelle occasioni o il sabato sera, quindi se ho delle piccole magagne durante la settimana normale, uso il correttore, quindi dico correttore. Allora, ombretti neutri o colorati? Rispondo entrambi, mi piacciono tutti i colori, dal bianco al nero, quindi passando per i colori super sgargianti ai colori super naturali. Ombretti pressati o polvere libera? Come polvere libera ho solo un illuminante e non credo di essere in grado di lavorare con polvere libere, quindi dico assolutamente pressati. Pennelli o spugne? Dico spugne perché sia per applicare l'ombretto sulla palpebra che poi per l'applicazione del fondotinta uso le spugnette, quindi dico spugnette in questo caso, però tipo nelle sfumature ci vuole un pennello, per il fard ci vuole il pennello, la cipa anche il piumino va bene. Poi French o tinta unita per le unghie? Direi tinta unita, sono secoli ormai che non faccio una French anche classica, non è che non mi piace, è che non la so fare uno, le lunette non le so utilizzare, mi si rovina sempre lo smalto e quindi preferisco la tinta unita. A volte mi capita di fare una French tono su tono, cioè la base opaca o lucida e la lunetta in contrasto. Poi unghie lunghe o corte? Mi piacciono lunghe, ma durante l'inverno sono obbligata a portarle corte perché gioco a pallavolo, altrimenti mi uccido. Acriliche o naturali? Assolutamente naturali. Colori chiari o colori scuri? Come per gli ombretti, tutto dal bianco al nero. Matte o shimmer? Preferisco i cremosi, quindi quelli senza glitterini, quindi non c'è risposta. Anche se uso i glitter, cioè gli smalti con i glitter ogni tanto sopra in occasioni speciali, ma preferisco i cream. Decorate o non? Da un po' di tempo a questa parte la mia massima decorazione è un brillantino sull'anulare sinistro, di più non faccio, quindi dico non decorate, non so fare nail art. Poi profumo o acqua profumata? Sono allergica ai profumi, mi portano allergia, quindi direi acqua profumata anche se non ne ho, perché non le ho mai acquistate, forse una sola volta, quella della Essence, ma diciamo acqua profumata. Poi bagno schiuma o saponetta? Bagno schiuma. Odio le saponette anche per lavarmi le mani, preferisco il sapone liquido. Jeans o pantaloni? Jeans, assolutamente jeans. Maniche corte o maniche lunghe?
Direi maniche lunghe, mi piacciono tanto, adoro. C'è una storia dietro questa manica lunga. Quando ero piccola, mi sono rotta il braccio sinistro, quindi ho una cicatrice, non so se si vede. No, non credo, forse sì. Comunque ho una cicatrice sull'avambraccio sinistro, quindi per molto tempo, anche in estate, a parte se non faceva super caldo e quindi portavo le bretelline. Ho sempre portato la manica lunga, quindi preferisco le maniche lunghe, anche se in questo caso ho una manica sopra al gomito. Però preferisco le maniche lunghe. Abito o gonna? Entrambi? Mi piacciono le gonne, specialmente le minigonne, le gonne lunghe, le adoro in estate, vado pazza. Però amo anche i vestitini invernali, tipo i maglioncioni, quelli lunghi, vestitini in stivali con le bretelline particolari, tutti colorati, con balze, un pochino particolari. Vabbè, diciamo tutte e due. Mi sa che questo non è tag per me. Ok. Strisce o scozzesi, né l'uno né l'altro, odio le fantasie. Il massimo delle mie fantasie sono stampe colorate, però molto quasi tonte. Non voglio dire tono tutto, per esempio maglia bianca, stampa nera, così poi metto un pantalone nero. Non sono brava con gli abbinamenti, quindi preferisco evitare le stampe. Sandalo o infradito? Direi sandalo, anche se amo tantissimo l'infradito. Cappello o sciarpa? Direi sciarpa. Io porto in inverno molto il collo alto perché ho freddo. E mi piace poi imbapuccarmi. Il cappello lo porto proprio se fa super freddissimo o tipo all'università. Ho imparato a rimettere il cappello quando ho iniziato ad andare all'università perché a Fisciano, dove è ubicata la mia università, fa un freddo di pazzi. E quindi ho iniziato a riportare il cappellino. Ne ho uno solo, nero, semplice, con una viserina che si può mettere anche un po' laterale tipo basco. Orecchini lunghi o piccoli? Preferisco i lunghi, in questo caso questi qua sono un pochino lunghi con due brillantini sopra e sotto, però porto anche a volte i tipo bottoncini, come si chiamano? Chiudi buco, salva buco, non mi ricordo, però preferisco i lampadari o comunque quelli lunghi, anche perché avendo questo collo chilometrico mi posso permettere anche gli orecchini lunghissimi e non stonano. Poi di solito porto i capelli o comunque lunghi e se li porto raccolti, a parte in coda, li porto in questo stato. Mi piace avere qualcosa che completi questa parte del mio look. Poi collane o bracciali? Assolutamente collane o comunque ciondoli. Bracciali non ne porto molti. In certo periodo ho iniziato a portare per abbellire, diciamo, questa parte, gli orologi, però tipo mi si sono scaricati tutti tranne uno, quindi ho perso anche la passione per gli orologi. Poi amando di più portare le maniche lunghe, quindi preferisco anche su una maglia a collo alto portare un ciondolo, comunque una collana. Tacco basso o alto? Assolutamente alto, anche se ho imparato a portare quelli bassi sempre da quando ho iniziato a seguire l'università, perché ovviamente gli universitari mi capiranno, se devi correre, 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 con gli tacchi non è il granché, però appena posso, sabato sera, comunque occasione, o quando so che non devo camminare molto e non di fretta, tacco. Tacco, tacco, tacco. Stivali da cowboy o cavallerizza? Assolutamente da cavallerizza. Ho portato i cowboy verso i miei 17-18 anni e mi piacevano un sacco, come mi stavano sia con i pantaloni che con le gonne, però se ora a 29 anni direi assolutamente cavallerizza, anzi ultimamente sono stata da Decathlon perché qua vicino la mia città ne hanno aperto il negozione. Mamma, quanto sono belli gli stivali proprio per andare a cavallo, me li comprerei per uscire, sono stupendi, mamma mia, vado pazza. Che poi non li chiamo neanche da cavallerizza, per me sono da guerriera, cioè sono gli stivali alla Xina. Poi giacche o felpe? Giacche. Le felpe le vedo un indumento molto sportivo, quindi lo uso quando vado in palestra o comunque quando sono a casa. Per uscire, non, per un'uscita normale, non. Scusate se mi tocco i capelli, ma.
l'ex frangetta che inizia a dar fastidio. Non la sopporto più. Dicevo, preferisco le giacche in ogni caso, le felpe non mi piacciono molto. Le vedo come una cosa troppo sportiva, quindi tra virgolette rilegato nel mio mondo sportivo. Quando vado in palestra, ovviamente io mi vesto già con la tuta e più delle volte la mia tuta è solo il pantalone della tuta, poi sopra ho un felpone bello caldo, 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 specialmente in inverno. Capelli lisci o ricci? Assolutamente lisci. Io amo i miei capelli lisci. In questo caso me li ha fatti un'amica. Mi ha fatto un paio di giorni fa. Io adoro, questo è il mio liscio, questi sono i miei capelli. Per poterli portarli così dovrei fare sempre la piastra e quindi più delle volte non sistemo le ciocche avanti e dietro li lascio un po' al naturale. Chignon o coda? Chignon, la coda come per le felpe o la giacca è il mio versante sportivo, anche se a volte mi capita di, anche se ho i capelli, scusate un po' di mal di gola, anche se ho i capelli abbastanza puliti, di fare una coda e lasciare ovviamente sempre le ciocche davanti, però se uno mi puntasse una pistola alla tempia e mi dicesse preferisci lo chignon o la coda, direi chignon. Forcina o mollettine? Mollettine, assolutamente. Gel o lacca? Preferisco il gel anche per lasciare la mia piega per avere uno styling alla fine. Preferisco mettere il gel sui capelli così l'umidità non li rovina quando li porto lisci. La lacca la uso veramente raramente quando i capelli che stanno crescendo e faccio la coda per andare in palestra e si vede, come dice la signorina Rottermeier, la lanugine e quindi metto un po' di lacca per tirare indietro, ma poi me ne vado in palestra, la suda non mi interessa più. Capelli lunghi o corti? Assolutamente lunghi. Chiari o scuri? I miei capelli biondi. Li adoro. Sono bionda naturale a 29 anni, quindi adoro i miei capelli chiari. Il massimo che faccio una volta, uno o due volte all'anno, faccio delle mesh perché ovviamente la base poi si inizia a scurire, non mi piace, quindi vado a farmi fare le mesh. Uso tipo degli schiarenti molto naturali, tipo alla birra, queste cose così, per resistere finché il sole e il mare non fanno il suo dovere e mi schiariscono i capelli. Quanto amo, c'è stato un paio d'anni fa, l'anno scorso proprio, no, forse l'anno scorso, che ho avuto occasione di andare più spesso al mare perché non ho avuto gli esami. Ero bella, bella, biondissima, bella, frangia o ciuffo? Frangia. Quando faccio la frangia dico ciuffo, quando il ciuffo dico frangia. Ora direi ciuffo, perché ho fatto la frangia e la odio perché è arrivata a questa altezza che non le devo tenere come tendine. Raccolti o sciolti? Preferisco sciolti, però non mi dispiace portare i raccolti o come faccio di solito, le due mollettine alte, oppure tirarli su qua sopra, oppure scendo anche con i codini così, le treccine, la treccia, la mia trecciuletta. Li tengo raccolti con cerchietti e fasce. Mi piace, un diverso modo di acconciarmi i capelli. Quando li ho lisci così, sciolti, ovviamente. Tempesta o freddo intenso? Freddo intenso. Mi copro, sto bene, la tempesta, tipo in questo momento, no, ora si è fermato, ma ha fatto una specie di uragano, tirava del vento, iniziava a pioggia, e niente, no, non mi piace. Preferisco il freddo intenso. Pioggia o sole? Sole. Estate, inverno, estate. Autunno, primavera, primavera. Cioccolata o vaniglia? Cioccolato! Caffè o tè? Caffè, caffè, caffè alla Lorelai Gilmore. Però mi piace anche molto il tè. Spesso in inverno, per fare la merenda, mi preparo il mio tè caldo e un biscottino e via. Dove sei? Dolce o salato? Dolce. Amore o soldi? Amore. Macchina o scooter? Direi macchina. Ho provato a guidare, mio fidanzato guida lo scooter e quindi
me ne vado in giro scarrozzata da lui. Ho provato a portare il motorino diversi anni fa e non è andata benissimo. Preferisco non ricordare. No, non mi è piaciuto. Vino, birra, birra, assolutamente birra. Il vino lo bevo raramente, soltanto a pranzo quando per esempio c'è del pesce, quindi mi piace il vino bianco, però non bevo vino per esempio in uscita, me ne vado in un locale e ordino del vino, no, birra, birra. Ok, il video tag finisce qua, è stato abbastanza divertente, se vi va rispondete anche con un commentino. Taggo tutte, quindi se vi va rispondete anche con un video messaggio, ne sarei contenta di ascoltare le vostre risposte a queste domande. Giù nell'info box vi scrivo le domande del tag e ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un bacio grosso 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 e in gamba. Ciao ragazze e ciao ragazzi!